Bene amici di Medico Snake, benvenuti in questa nuova videoguida e qui vedremo come installare una ROM custom Android partendo già dai PMC root e una recovery modificata. Per chi segue Medico Snake sui vari social e per chi ha visto il mio video precedente, già avevo mostrato questa videoguida grazie a dei semplici screen. Adesso invece, avendo un dispositivo fisico, posso mostrarvi i passaggi uno ad uno per installare la ROM correttamente senza avere nessun tipo di problema. Ma detto questo, andiamo a vedere insieme come fare. Come già vi ho detto nel video introduttivo, indipendentemente dal nostro dispositivo dobbiamo attivare il PMC root ed installare una recovery custom, mentre invece se abbiamo un dispositivo là dove bisogna sbloccare il bootloader bisogna farlo, altrimenti non possiamo andare avanti. Detto questo, prendiamo il nostro dispositivo e vediamo come installare la nostra ROM. Ed ecco che abbiamo preso il nostro dispositivo. Nel mio caso si tratta di un Samsung Galaxy Note 3 modello SMN9005, codice sviluppo HLTE, ed ecco che siamo entrati in recovery, nel mio caso la TWRP 2.8.7.0, molto più che sufficiente per installare la nostra ROM. Una volta che siamo entrati in recovery, clicchiamo la voce Wipe, Advanced Wipe, e selezioniamo tutte le voci tranne microSD card, altrimenti andremo a formattare la nostra microSD laddove abbiamo i dati della nostra ROM custom. Quindi di seguito da vcache System, Data, Internal Storage e Cache. Una volta che li abbiamo selezionati, clicchiamo, facciamo lo slide su Swipe to Wipe ed attendiamo il procedimento. Una volta che ha finito, ritorniamo indietro, clicchiamo la voce Format Data e nel campo di testo scriviamo Yes. In questo modo andremo a formattare anche la memoria interna del nostro dispositivo. Clicchiamo Go, attendiamo il procedimento e ritorniamo sulla schermata dei wipe. E non ci resta altro che fare Swipe to Factory Reset. Ritorniamo indietro e ritorniamo sulla Home. Clicchiamo la voce Install e di seguito dobbiamo entrare nel menu relativo alla nostra microSD card. Up Level, External SD ed andiamo a prendere i file della ROM. Nel mio caso Galaxy Note 3. E vado ad installare una CM13. Seleziono e faccio Swipe to Config Flash. Io non lo faccio perché già l'ho installata, ma voi dovete procedere con questo passo. Una volta che abbiamo fatto Swipe to Config Flash, attendiamo il procedimento e ritorniamo nuovamente alla schermata della Home. Ovviamente una ROM come la CyanogenMod oppure una Resurrection Remix dobbiamo installare anche le Google App, e quindi ritorniamo nuovamente sulla voce Install, App Level, ed andiamo a prendere le apps che abbiamo scaricato. Io le tengo in un'altra cartella, ok. Clicco su File delle Google App, sempre in File Zip, e clicchiamo Swipe to Config Flash. Attendiamo il procedimento, ritorniamo sulla schermata della Home, nuovamente sulla voce Wipe, e attenzione, in questo caso non dobbiamo entrare né in Advanced Wipe e non dobbiamo nemmeno eseguire Format Data, ma dobbiamo eseguire solo lo swipe che permette il wipe di fabbrica, il reset di fabbrica. Una volta fatto questo, ritorniamo indietro e facciamo Reboot System ed attendiamo il riavvio del nostro dispositivo. Una volta che noi abbiamo installato la ROM, le apps, ed abbiamo fatto nuovamente il reset di fabbrica, attendiamo l'avvio del dispositivo e non ci resta altro che goderci la nostra ROM. Ed ecco qua, nel mio caso ho installato la CyanogenMod 13 della Temasek, ovviamente una versione non official. Attendiamo l'avvio dell'applicazione Android. Ed ecco qua che siamo già nella ROM. Ovviamente io già l'ho personalizzata, già ho superato questo passaggio e vi ho mostrato solo i passaggi che dovete fare per quanto riguarda l'installazione di una nuova ROM custom. Ed ecco qua, possiamo goderci
la nostra ROM custom installata senza nessun tipo di problema. Bene amici di Mythical Snake, siamo giunti alla fine di questa video guida. Voglio farvi una breve premessa che non vi ho fatto all'inizio del video. Per chi possiede un dispositivo che non ha il supporto alla microSD esterna, dobbiamo salvare tutti i dati della nostra ROM direttamente nella memoria interna del nostro dispositivo, e qui dovete prestare attenzione quando state in recovery, perché nella voce advance wipe della recovery dobbiamo selezionare solo ed esclusivamente cache, dump cache e system, perché se andiamo a selezionare anche le voci data in the NAS storage e micro SD, dato che noi non abbiamo quel tipo di supporto, andiamo a perdere tutti i dati della nostra ROM che dovevamo installare, e di conseguenza con un dispositivo vuoto e completamente formattato, e quindi ci tocca nuovamente iniziare da una ROM stock del nostro produttore, quindi attivare permessi root, installazione della recovery, e per chi possiede un dispositivo con bootloader bloccato dobbiamo sbloccare anche quello. Ok, dopo detto questo, per avere altre informazioni di questa video guida sono online da oggi sulle pagine di medicalsnake.attervista.org. Nella descrizione del video vi lascio il link per andare direttamente all'articolo, insieme a tutti gli altri link per seguire Medical Snake sui vari social, insieme a pulsantino per iscrivervi al canale e per mettere un mi piace. Per Medical Snake, Raffaele Mauriello.